dire, cavaliere oscuro, che il tuo disperato cincischiare supera le mie pur non altissime aspettative. Sono molto colpito. Mi sento come un naturalista che vede uno scimpanzé usare un attrezzo per la prima volta. Sapevi, detective, che gli scimpanzé più intelligenti sanno perfino eseguire semplici comandi? Giuro. Allora proviamoci su. Per la prossima prova vai al casino di Gotham e ti darò una banana. Detective, non ho parole per dirti quanto mi rallegri vederti partecipare al mio giochino. Non puoi davvero immaginare cosa si provi a essere così intellettualmente superiori al resto della razza umana. Onestamente non ti considero una sfida intellettuale, Batman, ma la tua debole resistenza è una gradita novità rispetto alla resa immediata di tutti gli altri. Peccato che tu non abbia potuto portare il Batwing. Molto bene, cavaliere oscuro. Dato che insisti sempre a vestirti da ratto volante, ho pensato di metterti un po' alla prova. Terremo la cosa tra noi. Altre vetrine. Grande, adoro questa parte. Posso andarmene senza aiutare Selina con la chiave. Ok, è ora di rischiare la vita. Bene, avevo una gran voglia di passare la notte così. Un'altra chiave raccolta. Spero che tu non le dia false speranze, detective. Oh, bene, di nuovo. Bene, cavaliere oscuro, hai superato un'altra prova. Non posso che ammirare lo spirito impavido con cui affronti imprese per le quali sei tragicamente impreparato. Pensando a quello che ti aspetta, mi sento quasi in colpa. Ma non abbastanza in colpa da rinunciare. Torna all'orfanotrofio, detective. Un'altra delle mie stanze enigma ti aspetta.
Torno all'orfanotrofio, Selina mi sta aspettando. Non immagino quale gioco. Ne ho viste di rivolte in carcere, ma questa le... Appena sciorinato le 13 innovazioni con cui ha imbottito questo collare con il suo speciale esplosivo al plastico. Devi sentirti onorata. Di essere cosa? La tua motivazione? Su via, il prossimo rompicapo ti aspetta. Saluti ai miei concorrenti mascherati. La prossima sfida è semplice. Guidare una carica elettrica a destinazione. Spero che le pressioni variabili non vi confondano. Un'altra. Qual è il problema di Eddie? Narcisismo, egocentrismo e megalomania, il tutto sommato a ossessione compulsiva. Grazie. Non c'è di che. I contrappesi si muovono quando cammino sulle piattaforme. Stai invecchiando. Forse è ora di aggiungere dei buchi a quella tua cintura. No, cavaliere oscuro. Sbagliando di grosso. Scostati, per favore. Congratulazioni alla coppia vestita da idiota! La vostra chiave di attenzione. Oh, ma che cos'è questo? Un pavimento elettrificato. Questo è tuo. Mi sei debitore per Arkham City. Cielo, ci sei già arrivato. Bene, allora afferra subito quella chiave e vai pure. Vai. Ehi! Stato facile, ma...
seconda generazione dei miei alleati androidi. Ho creato una variante specifica per tutte quelle tue cosiddette Lascia a me quelli blu. Lascia a me quelli blu. Certo che Eddie ti odia proprio, eh? È un narcisista egocentrico che non è capace di perdere. Ah, se solo vi foste incontrati in circostanze diverse. La sua ossessione è peggiorata. Ha preso di mira i miei alleati. Alleati? Dopo stanotte per un po' declasserei il nostro rapporto a conoscenti. Questo non era nulla, Batman. Nulla. Una nuova prova ti aspetta, detective Divinity Church. E anch'io ti sto aspettando. Sto andando a Divinity Churchyard. L'enigmista non mollerà. È troppo orgoglioso. Fiaccherà il suo spirito, Sir. Ne ho la certezza. Una vita priva di ricerca è indegna di essere vissuta. E mi chiedo perché io ti permetta di infastidirmi. Sei un baro. È un bugiardo. Solo uno scimmione con un costume e tanti giocattoli costosi. Il più grande detective del mondo. Ma tutti lo credono, da Gotham a Star City. Non tollererò questa truffa, detective. Sei un dilettante, un intruso fra menti superiori che usurpa a mani basse stima, dignità e rispetto che non gli competono. Benvenuto, detective, nello scarico che utilizzerò per sciacquarti via, figurato e anche letterale. L'obiettivo di questa avventura non potrebbe essere più semplice: abbassare il livello dell'acqua, così. Ma prima, comunque, è tempo di enigmi. Risolvi questo, detective. Che cosa fanno i pipistrelli tornati a casa?
Siamo a uno, Batman. Forse sei più vicino alla costa, ma sei ancora in alto mare. Ma guardati, detective. Appeso a quell'orribile macchina come un lampadario particolarmente brutto. Detective, se io avessi reso staccabile quel punto di ancoraggio, saresti morto in un attimo. Ma che soddisfazione ci sarebbe in tutto questo? Sarai tu stesso a provocare la tua caduta. Non ho alcun dubbio. Altro interruttore. L'acqua è bassa come le possibilità di fuga di Catwoman. Perché non festeggi con i miei amici? Difficoltà, detective? Hai un ritardo di parecchi minuti rispetto alle mie previsioni. Ah, ecco perché ho sbagliato le proiezioni. Non avevo considerato la tua incompetenza e la tua stupidità come variabili separate. Mille scuse, detective. Rifarò subito i calcoli col senno di poi. Attento quando esci. A guardare. Per fortuna. Speriamo che Eddie non abbia iniziato a barare. E poi dicono che i gatti neri portano sfortuna. Un'altra chiave, ottimo lavoro. Ottimo. Ma forse potresti perdere tutte e sette le tue vite se io premessi questo detonatore. Un'altra porta aperta, che sorpresa.
Sono sempre stato il più intelligente in ogni situazione. Costretto e rassegnato a sopportare il sospetto e lo scherno da gente con capacità mentali troppo limitate per potersene accorgere. E poi sei comparso tu, celando le tue capacità cognitive, appena superiori in realtà alla media di certa tempaglia, sotto la maschera dell'eroe integerrimo. E oh, tutti sono caduti ai tuoi piedi, sono caduti all'orfanotrofio! È ora che tu raggiunga Catwoman per un'altra prova.